Il coronavirus sta trasformando il modo di comunicare delle aziende, anche se non sempre si può dimenticare lo stile precedente. Benvenuti in Business Planet. Questa settimana ci focalizziamo sull'importanza dei contatti e sul fatto che forse a volte quello che conta sono le nostre conoscenze. Siamo venuti a Madrid per vedere come la più grande rete di supporto al mondo sta dando alle aziende la possibilità di innovarsi e crescere anche in tempi particolari. La società spagnola di ricerca e applicazione biotecnologica LifeLength è leader mondiale nello screening molecolare. Dalla pandemia ha iniziato però a diversificare il suo lavoro. Per far fronte alla crisi sanitaria in Spagna, la società ha utilizzato la propria esperienza per creare test del Covid-19. Steven, che tipo di test state fornendo? Qui facciamo i tre tipi di test disponibili oggi nel mondo. Uno è il tampone nasofaringeo, che determina se qualcuno ha il virus oppure no. Poi ci sono due tipi di esami del sangue. Uno misura la presenza di anticorpi. C'è un test rapido e poi c'è quello più sofisticato, chiamato ELISA, che in realtà quantifica il livello di anticorpi. Qui studiamo e facciamo tutti e tre i test. Secondo uno studio indipendente dell'Università di Yale, i test dell'azienda sono tra i più affidabili per il coronavirus. Per farsi aiutare nell'impostare il servizio diagnostico, LifeLength si è rivolta alla rete Enterprise Europe. Che tipo di supporto avete ricevuto dalla rete e quanto è stato cruciale? Il supporto della rete è stato fondamentale. Inizialmente ci ha aiutato a reperire i reagenti e le sostanze chimiche necessarie, che erano molto scarsi e difficili da trovare. Tutto questo mettendoci in contatto con fornitori con cui non avevamo mai lavorato. Lo step successivo, che è stato importantissimo, è che ci hanno aiutato a far sapere che la nostra società offriva questi servizi a potenziali clienti, come ospedali, residenze per anziani, istituzioni. Attiva in oltre 60 paesi, Enterprise Europe Network è la più grande rete di supporto al mondo per le piccole e medie imprese. 3.000 esperti locali di oltre 600 organizzazioni affiliate offrono una vasta gamma di servizi, dai consigli su come ottenere i finanziamenti dall'Unione Europea a quelli su come proteggere la proprietà intellettuale. Lei aiuta a gestire l'Enterprise Europe Network qui in Spagna. Abbiamo visto cosa ha fatto finora per aiutare LifeLength. È questo il tipo di assistenza pratica che offrite alle aziende in questo momento? Esatto, dal Parco Scientifico di Madrid offriamo servizi professionali su misura e anche infrastrutture come laboratori preattrezzati per aziende scientifiche e tecnologiche innovative. Più in generale, in che altro modo la rete supporta le piccole imprese? In pratica aiutiamo le PMI a crescere rapidamente. La rete offre servizi di consulenza in diversi settori, come l'accesso a nuovi mercati, ma anche finanziamenti. Inoltre gestisce uno strumento potente che è un database con offerte e richieste commerciali, in modo che le aziende possano trovare partner internazionali con cui lavorare. Per questa puntata di Business Planet è tutto. Per ulteriori informazioni su come la rete Enterprise Europe potrebbe aiutare la vostra azienda, visitate la nostra pagina web.